Non temere, piccolo gregge, non temere. Questa è una bellissima parola che apre il Vangelo di oggi, nel cuore dell'estate, un'estate arroventata di caldo e di polemiche, come sempre ormai sembra essere diventata una continua emergenza la nostra vita in questo momento. Ma il Signore ancora continua a seminare anche sul terreno duro della nostra vita, della nostra cocciutaggine, continua a svelarci il vero volto di Dio. Non temere, piccolo gregge, questo è quello che ci siamo sentiti dire oggi, perché il Signore vuole definire quella che è la nostra vita, vuole spiegarci perché viviamo. A volte ci dimentichiamo che il cristianesimo è una proposta, un percorso per andare incontro a Dio, è un'idea per dare un senso alla nostra vita, per dire questa è la ragione per cui vivi, questa è la ragione per cui ti muovi, per cui sogni, desideri, per cui c'è questa specie di squilibrio fra ciò che desideri e ciò che riesci ad ottenere. Il Signore è venuto apposta a raccontarcelo e ci dice una cosa molto semplice, cioè che la vita concreta, reale che stiamo vivendo io in questa bellissima giornata, questa fine giornata in alta montagna, e voi là dove siete, in città, al mare, in collina, contenti di quest'estate oppure un po' scocciati, ecco, il Signore ci dice che questa vita che stiamo vivendo non è che un pezzo della vita vera, non è che, come dire, un pezzo del percorso, del tragitto, dell'itinerario, di questa eternità immensa verso cui tendiamo. Oggi si parla poco e male di eternità, di anima, di sopravvivenza, di tutto quello che siamo. Io credo, perché il cristianesimo ha elaborato questa cosa a partire dalla scrittura, che siamo eterni, che l'anima ha un suo destino, un suo percorso, che siamo creati per amore e verso l'amore arriviamo. E qui nel mezzo c'è questo percorso di vita che stiamo facendo. Non temere. Il Signore ci incoraggia anche perché, non so voi, ma ad ogni tanto c'è un po' da scoraggiarsi, da dire ma è veramente così o non ci saremo tutti illusi? Non è una pia illusione dire che alla fine c'è un progetto nella vita di ciascuno di noi. Io penso di sì. Vale la pena di farci due conti in tasca, vale la pena di guardare la nostra vita per quello che è, vale la pena allora sederci, anche se siamo un po' storditi. L'estate è proprio per definizione un po' il tempo in cui, come dire, si lascia perdere discorsi seri, ci si svaga, si pensa ad altro. Però dobbiamo forse anche avere un po' il coraggio ad ogni tanto di fermarci e dire sì, ok, ma io dove sto andando? Cosa sto facendo? Buoni amministratori significa che ogni tanto dobbiamo fare un passo di lato e guardare quello che stiamo facendo. Attenzione, non sto parlando di un giudizio etico, morale, stiamo facendo i bravi ragazzi, siamo delle belle persone, ma se la vita che stiamo facendo ci dona soddisfazione, ci aiuta. E durante l'estate, se avete avuto la fortuna di fare un po' di vacanze, ve lo auguro, ma anche in casa, se uno riesce nelle giornate assolate con le tapparelle giù, cercando di star fermi per non schiattare, vale la pena di chiedersi, sono soddisfatto della mia vita? Attenzione, certo che è importante avere un lavoro soddisfacente, una buona vita affettiva, relazionale, non troppe preoccupazioni per quanto riguarda il vivere quotidiano, i soldi, il mutuo, eccetera, eccetera. Sì, ma noi siamo più di questo, perché quando anche mettiamo insieme tutte queste cose, se abbiamo il coraggio di ascoltarci, di farci due conti, allora è evidente che sentiamo qualcosa di più profondo. Ecco allora l'invito di Gesù: state pronti e state parati, perché Dio viene quando meno te lo aspetti. Come dire, tu puoi vivere una vita trascinandoti per 50, 60, 70, 80 anni della tua vita senza mai veramente incontrare Dio, senza mai veramente scoprire la tua anima, senza mai veramente accorgerti di questo Dio che viene di notte, perché Dio viene di notte vuol dire nella notte della storia, di notte vuol dire quando meno te lo aspetti, di notte vuol dire anche se a volte tu non sei tanto pronto. State pronti significa avere questo atteggiamento profondo di chi veglia e vigila sulla propria vita, sulle proprie emozioni, sui propri sentimenti, non nel senso che le controlla, ma che le orienta e che lascia scendere dentro di sé questa inquietudine sana. Perché è interessante, noi viviamo in un tempo di mezzo fra Gesù che è venuto nella storia e tornerà nella gloria, affidato a noi, alle nostre mani, devo dire che non ha fatto un grande affare,
l'annuncio del regno di Dio, questo regno che noi siamo chiamati ad annunciare. Le nostre comunità, le nostre parrocchie, i nostri movimenti sono la succursale del regno. Insomma, quest'estate ci invita in questa domenica a riflettere un po' come fa nella prima lettura, avete sentito, bellissimo, in maniera un po' idealizzata, un po' stereotipata, il popolo di Israele che si guarda indietro e dice sì, noi abbiamo poi scelto e deciso di fare questo tipo di strada, di percorso. Forse dobbiamo ricordarcelo che questa è la Chiesa che non è il club dei bravi ragazzi, che non è un'istituzione monarchica, che non è chissà che cosa, ma il gruppo delle persone che hanno conosciuto il vero volto di Dio e che in qualche modo vogliono percorrere la strada che Gesù ci ha tracciato. Anche noi siamo chiamati allora, se avete tempo, in questo quarto d'ora che vi potete dedicare, a ricordarci, a dirci perché siamo qui, qual è il pezzo di strada che abbiamo fatto. La nostra vita è tutto un già e non ancora. Abbiamo fatto un percorso, ma ancora dobbiamo farne. Stiamo cercando la felicità, l'abbiamo trovata, ma ancora non ci ha colmato. Vedete? Già e non ancora. Questo è come vorrei comunicarvi questa passione che ha Gesù nel raccontarci il volto di Dio, nel dire guardate che è magnifica la vostra vita, è magnifico il destino a cui siete chiamati, è magnifico e vivace e debordante tutto quello che il Signore vi ha donato. Allora è bellissimo vedere nella prima lettura il popolo che dice ecco, a noi è successo questo, poterci definire, sì, ci sono stati un sacco di casini, di problemi, di difficoltà, ma è stato anzitutto questo, una straordinaria esperienza. Siamo chiamati allora, come abbiamo letto e meditato nella lettera agli Ebrei, a fare ancora un ulteriore percorso, cioè a fare come padre Abramo, il padre della fede, il primo fra i credenti, che è partito anche quando nessuno se lo aspettava. Abramo ha seguito questa sua chiamata interiore, questo Lech Lechà, questo vai a te stesso, questo percorso, quando non era un giovinetto, ma era una persona ormai realizzata, che aveva fatto il suo percorso, ha avuto i suoi problemi, perso suo padre, perso suo fratello, ha avuto delle grosse difficoltà con sua moglie per la questione di questo bambino che non arrivava. Insomma, ha avuto il coraggio di mettersi in discussione, di andare a se stesso, di non accontentarsi della sua vita. E state parati, state pronti, state vigilanti, non temere, perché Dio sa cosa fare. Questo ci dice oggi Gesù, e questo percorso che noi facciamo verso qualcosa di più grande. Ecco, la nostra vita è un percorso, un cammino, non necessariamente una crescita, è un andare da qualche parte. Speriamo verso noi stessi, verso l'essenziale, verso il volto di noi stessi e di Dio che Gesù ci ha rivelato. Questo mi sembra il senso di questa domenica un po' curiosa, questa domenica di transizione, in cui è come se la liturgia si sospendesse per dire, ecco, proviamo a ricordarci cosa è importante, cosa è essenziale. Potremmo forse definire la nostra vita come un immenso tempo di attesa, ma non l'attesa di chi, come dire, sta seduto a aspettare che succeda qualcosa, ma un'attesa che diventa ricerca, curiosità, messa in discussione, un'attesa che è nelle nostre corde. Aspettiamo un cielo nuovo, una terra nuova in cui avrà stabile dimora la giustizia, dice la Scrittura, e nel frattempo costruiamo qui e ora quello che il Signore ci ha chiesto, cioè il regno della sua presenza. Gesù è già presente, il risorto, il per sempre presente, e noi ci accorgiamo di Lui. Non temiamo, perché la sua parola riecheggia in noi, nelle nostre comunità, l'Eucarestia, il dono del perdono, la vita nuova in Cristo, la profezia, ma è sempre in una logica di attesa, di qualcosa che non è ancora compiuto. Il rischio è evidentemente, come le sentinelle che vegliano durante la notte, di addormentarsi, di cedere, di lasciar perdere, ed è quello che purtroppo molti fratelli cristiani stanno facendo. Non sia così per noi. Teniamo duro, non è più il tempo dei grandi applausi di tutti che vogliono essere cristiani, poi non si sa bene il perché. È un tempo in cui il Signore cerca discepoli e discepole capaci veramente di fare della propria vita un dono, come Lui ha fatto della sua vita un dono. Qualunque sia allora il nostro stato d'animo, comunque stiamo vivendo quest'estate che ormai è al suo zenith, la parola di oggi ci invita a non avere paura, a non temere.
ricordarci sempre, sempre, sempre che siamo dei viandanti, che siamo uomini e donne che hanno preso molto sul serio la parola del Vangelo, che l'hanno lasciata crescere, che la coltivano senza fare primi della classe insopportabili, senza giocare a fare i buoni cristiani, che non ho mai capito bene cosa consista, ma semplicemente questo desiderio profondo, questa inquietudine sana e santa di chi come Abramo si mette per strada, di chi come il popolo di Israele è capace di seguire la follia di un Dio che si rivela e che si dona per amore. Buona settimana, buona domenica.